Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura l'emergenza sanitaria e le novità per combatterla, cioè l'arrivo a Pescara e l'utilizzo degli anticorpi monoclonali che saranno, come detto, utilizzati per la cura del Covid-19 nei pazienti meno gravi. Il dottor Giustino Parruti spiega appunto come si utilizzano e l'importanza del protocollo riservato a questo tipo di pazienti, e lo ascoltiamo nel servizio di Paolo Renzetti. È stato elaborato il protocollo regionale per la somministrazione ai positivi di medicinali a base di anticorpi monoclonali, ovvero molecole biologiche create in laboratorio e in grado di riconoscere, legare e neutralizzare in maniera specifica un determinato antigene. Questi medicinali sono somministrati ai pazienti colpiti da Covid-19 che possono essere sottoposti alla terapia sperimentale autorizzata dal Ministero della Salute. Il trattamento con gli anticorpi monoclonali è riservato a soggetti non ospedalizzati che, pur avendo una malattia in fase lieve o moderata, risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19 con conseguente aumento delle possibilità di ospedalizzazione o del rischio di morte. Il medico di base, il LUSCA o chiunque in ambito di pronto soccorso ospedale abbia contezza di un paziente asintomatico o paucisintomatico per SARS-CoV-2, per Covid, ma con fattori di rischio importanti per sviluppare malattia, segnala con un modulo online al nostro day hospital la candidatura del paziente, e il paziente viene chiamato in tempi brevissimi per poter fare l'infusione. Il diabete scompensato, ma anche la nefropatia avanzata, il paziente in dialisi, il paziente con insufficienza renale terminale, la obesità viene considerata un forte fattore di rischio, e gli esiti neurologici spesso, quando determinano una scarsa capacità di movimento del paziente, sono tutti fattori che si associano a un più alto rischio di progressione di malattia, e quindi sono tutti molto considerati. È un antivirale puro, non ha nessuna capacità di immunomodulare la nostra risposta, quindi va dato precocemente. Dobbiamo dargli il tempo di abrogare la carica virale, la replica virale, prima che uno abbia sviluppato malattia. Quindi l'efficacia è molto alta se l'utilizzo è molto tempestivo. E come è successo per l'altro antivirale, il Mecluri, l'azienda ha ampliato decisamente le forniture, quindi queste prime dosi ci serviranno con ogni probabilità a mettere a punto tutti i protocolli, tutte le procedure di invio e a iniziare le infusioni, ma io sono molto confidente che il servizio potrà essere effettivamente dato a tutti quelli che ne avranno bisogno. È stato accoltellato ieri sera a pochi passi dalla questura di Teramo un 50enne che è ricoverato nell'ospedale Mazzini in prognosi riservata per una lesione al polmone. Ad aggredirlo un 30enne arrestato subito dopo e ora in attesa dell'udienza di convalida. Dai primi accertamenti pare che a scatenare la violenza del giovane sia stato il rapporto sentimentale tra la sua ex fidanzata e la vittima dell'aggressione. Quest'ultima sarebbe stata preceduta da varie minacce mai denunciate dai diretti interessati. Gli agenti della Volante sono intervenuti dopo essere stati avvisati dai familiari dell'uomo accoltellato. Mentre veniva trasportato in ospedale, i poliziotti, raccolte le prime informazioni, si sono messi alla caccia dell'aggressore, rintracciato poi nei pressi di Viale Crucioli e condotto così in questura. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Restando a Teramo, salgono i toni della protesta per le recenti maxi bollette dell'acqua della Ruzzo Reti. Casa del Popolo scende in piazza e chiede una moratoria per le somme prescritte e ingiustamente addebitate ai cittadini. Interviene anche il coordinamento dei quartieri teramani, che ritiene le tariffe applicate dall'azienda acquedottistica più alte del dovuto. Tania Bonnici Castelli. Monta sempre più forte la protesta dei cittadini teramani contro le maxi bollette d'acqua emesse dalla Ruzzo Reti e recapitate in questi giorni agli utenti. Nelle somme sono stati conteggiati i conguagli degli ultimi 3 anni, anche se il consumo del 2018 è ormai prescritto e quindi inesigibile. L'acqua è un bene pubblico e non deve essere oggetto di profitto, tuona Casa del Popolo, che ha organizzato un'assemblea in Piazza Orsini su questo tema con la partecipazione di associazioni cittadine e del coordinamento dei quartieri.
ieri. Cosa dice l'ARERA precisamente? L'ARERA dice che possono essere fatti conguagli e quindi devono essere fatte le letture effettive. I conguagli negli ultimi 2 anni, questa è una bolletta del 2021, invece è stato preso in considerazione anche l'anno 2018, quindi siamo al terzo anno, quindi è un addebito a carico dell'utenza non dovuto. Quindi noi che cosa chiediamo? Chiediamo che nel recupero complessivo siano stralciati quegli importi relativi al 2018. Inoltre, ad indignare i cittadini, secondo il portavoce del coordinamento dei quartieri di Teramo, Domenico Bucciarelli, sono anche le tariffe applicate dalla Ruzzo Reti, che sarebbero forse più alte del dovuto. Noi innanzitutto chiediamo come quartieri che le tariffe dovessero essere limitate all'inflazione. Cioè oggi cosa c'è di grave secondo noi nelle bollette? Che sono delle tariffe eccessivamente elevate perché sono adeguate ai costi. Siccome l'ARERA dice che il bilancio deve essere riequilibrato annualmente, chiaramente, non è che ci possono essere delle perdite, dovendo riequilibrare il bilancio, il Ruzzo che cosa fa? Adegua le tariffe ai costi che sono elevati. Non è una politica seria, bisogna abbassare i costi, razionalizzare i costi e abbassare le tariffe, perché le famiglie non ne possono più. Al termine dell'assemblea, Casa del Popolo ha proposto una moratoria per quello che riguarda l'annualità prescritta e l'annullamento delle maxi bollette d'acqua per tutti coloro che vivono in uno stato di povertà. A Pescara tante polemiche sta suscitando l'autovelox in via di Sotto, è già record di multe per questo tipo di controllo della velocità con un limite molto basso sui 30 all'ora. Si aspetta il passaggio e l'aumento di questo limite ai 40 dopo l'ok del Consiglio Comunale all'ordine del giorno proposto da alcuni partiti di centrodestra. Vediamo. Continua a tenere banco la questione dell'autovelox in via di Sotto, è stata raggiunta quota 15.000 multe in poche settimane, quasi un record. Sicuramente è un record. Diciamo che adesso siamo in attesa della definizione, no, dell'iter dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un ordine del giorno che prevede l'innalzamento del limite da 30 a 40 km orari, un limite accettabile. Infatti la maggior parte dei residenti sono soddisfatti di questa scelta. È chiaro che questa è la parola dimostrazione che quel limite non è attuabile, non è applicabile in quella realtà. Sicuramente via di Sotto è una strada pericolosa, è una strada che ha bisogno appunto di questa tipologia di interventi. Sull'autovelox siamo tutti d'accordo. Aggiungo un piccolo particolare che è molto importante. Via di Sotto si verificano molti incidenti, soprattutto serali e notturne, dovute alla carenza, alla forte carenza dell'illuminazione pubblica. Quindi è giusto questo intervento con l'autovelox, è giusto l'innalzamento del limite a 30 km orari, ma occorre un forte e rapido intervento per mettere a norma l'illuminazione pubblica. Voi avevate avviato una raccolta di firme che ora avete sospeso, ma la domanda è anche un'altra. Queste multe sono a rischio annullamento a questo punto? Ma io di questa cosa non lo so, cioè non so se sono a rischio annullamento, ma non penso. La strumentazione era a norma, per cui chi ha preso la multa penso che dovrà pagare la multa, ma questo esula un po' dalla mia competenza. Avevamo iniziato una raccolta di firme, soprattutto nei centri commerciali di via di Sotto. Dopo una prima raccolta di circa 200 firme già trasmessa al sindaco, la situazione insomma è stata così, è stata sospesa perché non ha più senso. Perché, ripeto, la richiesta con le firme era per l'innalzamento del limite a 50 km orari, ma ritengo 40 km orari un limite accettabile. Andiamo adesso a Colle Corvino. Il comune, a partire dal prossimo anno, potrà godere di un ampliamento della rete che trasporta il metano in alcune contrade che finora ne sono sprovviste. I lavori saranno realizzati grazie alla municipalizzata SIG SPA. Il servizio di Stefano Recanati.
Nuovi interventi sull'ampliamento della rete metanifera riguarderanno il comune di Colle Corvino. Questa mattina infatti è stato presentato l'accordo raggiunto tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Zaffiri e la SIG S.p.A., la società municipalizzata di cui il comune vestino detiene il 19% delle quote. I lavori previsti per il 2022 riguarderanno diverse zone al di fuori del centro abitato, come Contrada del Bianco, Sant'Antonio e Contrada Fonte, per un totale di 3.400 metri di estensione della rete che andrà a colmare l'esigenza di circa una trentina di utenti. Per noi è molto molto importante servire quella zona perché ci sono numerose famiglie, ma al di là di questo SIG opera sul territorio di Colle Corvino da sempre. Inoltre un grandissimo lavoro ha fatto il nostro presidente insieme all'AD e a tutto il CDA, perché negli ultimi 3 anni la SIG al comune di Colle Corvino, per le quote del comune di Colle Corvino, ha distribuito un utile, siamo partiti da 7.000 euro l'anno e quest'anno per i proventi e per il dividendo del 2020 il comune di Colle Corvino riceverà 35.000 euro, che non sono pochi. SIG S.p.A., in cui al suo interno affluiscono anche le quote dei comuni di Penne e Loreto, oltre ad altri soci privati, in questo anno caratterizzato dalla pandemia, ha deciso di venire incontro ai nuovi utenti azzerando il contributo di allaccio per l'anno 2021. Inoltre sono previsti interventi di efficientamento energetico di sostituzione caldaie unifamiliari con detrazione del 65%. Proprio perché siamo virtuosi, grazie al lavoro di tutti, ci siamo permessi anche il lusso di azzerare per tutto il 2021 il costo dell'allaccio. Tutto ciò ha generato una grandissima manifestazione di interesse. C'era chi aveva già pagato la quota allaccio inizio anno, con efficacia retroattiva tutti sono stati rimborsati. Quindi per il 2021 all'interno della nostra perimetrazione, Penne, Loreto e Colle Corvino, chi vorrà allacciarsi al gas metano pagherà zero. Alla stessa stregua di ciò che attiene il mondo edilizio col bonus 110, noi a livello energetico con le caldaine possiamo far usufruire i nostri utenti di un bonus del 65%. Chiaramente SIG si accollerà il credito d'imposta e chi vorrà cambiare la caldaia potrà tranquillamente versare solo il 35% in 2 anni, in 24 comoderate. Voltiamo pagina. È stato firmato all'Aquila il protocollo d'intesa Donne e Media per promuovere una rappresentazione rispettosa dell'identità femminile nell'ambito dell'informazione e della comunicazione della Regione Abruzzo. Il documento è stato sottoscritto dalla Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Maria Franca D'Agostino, dal Presidente del Corecom Abruzzo, Riccardo Chiavaroli, dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti Abruzzesi, Stefano Pallotta, e dal Segretario regionale dello SGA, del Sindacato dei Giornalisti della nostra Regione, Ezio Cerasi, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Sospiri. Vediamo il servizio. E oggi abbiamo compiuto un atto molto importante, abbiamo sottoscritto e firmato un documento sul quale si è lavorato per lunghe settimane, nel quale il Corecom ha una funzione innanzitutto di coordinamento, ma è un documento che vedrà il coinvolgimento della Commissione regionale Pari Opportunità, dell'Ordine dei Giornalisti, del Sindacato dei Giornalisti e di altre strutture che esistono sul territorio e altre si aggiungeranno, con un obiettivo molto chiaro: riaffermare la parità di genere, batterci contro i linguaggi che fanno discriminazione nei mezzi di comunicazione e di informazione e affermare una politica di nuovi diritti per gli uomini e per le donne. La proposta operativa che noi abbiamo avanzato questa mattina è quella di dotare proprio un organismo operativo che possa attuare questo protocollo, una sorta di osservatorio sui mezzi di informazione, sulla comunicazione, sul linguaggio usato nella narrazione delle violenze, delle situazioni che in qualche modo vedono coinvolto le donne, su cui noi ci stiamo battendo ormai da diversi anni per cercare di dotare i nostri colleghi, i giornalisti, di un riferimento, un quadro culturale diverso rispetto ai stereotipi che fino ad oggi hanno caratterizzato invece la narrazione sbagliata delle violenze e quant'altro. Attraverso questo protocollo si intende con una comunicazione
comunicazione attenta al genere e responsabile contrastare tutti questi fenomeni di discriminazione e nello stesso tempo cercare di valorizzare e far dare un contributo per la crescita e la sensibilizzazione nei confronti della collettività del rispetto dell'identità di genere con riferimento sia al linguaggio che all'immagine femminile che molte volte non viene, diciamo, viene prospettata in una maniera non consona. L'ordinanza del Comune di Pescara che ha chiuso gli impianti sportivi causa problemi ai giovani delle scuole calcio che non possono allenarsi. È il caso dei ragazzi dell'Accademia Biancazzurra di Pescara che chiedono la riapertura delle strutture. Vediamo. Siamo a Villa De Risis a Pescara con Milena Pesolillo dell'Accademia Biancazzurra. Ci sono i ragazzi della vostra scuola calcio che dopo oltre un mese e mezzo vorrebbero tornare ad allenarsi, a fare attività sportiva, però questo non si può perché gli impianti comunali sono chiusi. Voi fate un appello al comune affinché possano essere riaperti per far tornare ad allenare questi ragazzi? Sì, più che un appello è un nostro diritto. Dopo 6 settimane che siamo stati in zona rossa restrittiva, specialmente il comune di Pescara, siamo tornati in zona arancione, non ci aspettavamo una decisione e un'ordinanza così assurda che, considerando un RT basso e i contagi di nuovo in calo, loro hanno tutto il diritto di poter fare attività sportiva. Loro si sono visti comunque chiudere il loro campo e non è giusto, e noi ci batteremo, faremo qualsiasi cosa perché loro devono non solo riavere il campo ma devono poter fare attività sportiva. Tra l'altro questa ordinanza è arrivata lunedì sera dopo che comunque avevamo riaperto anche l'attività di base con tutti i bambini che erano stati fermi per 6 settimane, ripeto 6 settimane, è arrivata un'ordinanza il lunedì sera quando il lunedì noi abbiamo riaperto in maniera tranquilla, risanificando, rifacendo il protocollo, autocertificazioni. Quindi a questo punto ci vuole un po' più di umanità, perché se si sapeva che si andava incontro a una decisione del genere non ci fa riaprire per niente, perché dietro ci sono tante emozioni, i bambini non ce la fanno più e non è proprio più giusto una cosa del genere. Voi volete tornare a giocare, vero? Certo, ma già che sì, che vogliamo ritornare a giocare e a praticare sport all'aria aperta, perché noi non ce la facciamo più a stare a casa. Daniele, il capitano della squadra, allora tu a nome di tutti vuoi dire che insomma bisogna tornare a giocare? Certo! Certo che sì. Ecco qui Simone, centrocampista, anche tu, insomma, come i tuoi compagni, davvero è difficile andare avanti, volete tornare a giocare, adesso sta arrivando anche la primavera. Speriamo che si riapra il presto possibile, speriamo se non ci blindano pure questa volta, perché pure a Pasqua e Pasquetta sono situazioni un po' difficili e speriamo di andare avanti. Francesco è il portiere, tra l'altro sì, anche della nazionale, cosa ci vuoi dire Francesco? Io voglio venire qua per fare allenamento di calcio e anche artistica. È quello che ha fatto, e questo è mancanza di rispetto come tutti gli altri. Vi ringrazio. E adesso la pagina dello sport, partiamo dal calcio di B. Il Pescara continua a lavorare al Poggio degli Ulivi senza i nazionali per preparare la gara del 2 di aprile contro il Pisa. Il campionato dei biancazzurri sembra compromesso e sulla situazione è intervenuto l'ex vicepresidente Antonio Oliveri, che ascoltiamo nel servizio. Io in questo momento, secondo me, ci sarebbe da fare ritiro da qui alla fine del campionato, ritiro lungo, ma un ritiro proprio di missione, perché questa potrebbe essere la vera missione del Pescara in questo momento, quella di cercare di vincere tutte le 8 partite che rimangono, o la va la spacca, tanto ormai peggio della retrocessione a questo punto non può arrivare a niente. Quindi a questo punto ci sarebbe da cercare di creare quel minimo di coesione che ci può essere all'interno dello spogliatoio, insieme all'allenatore, insieme alla società, per cercare di sbalordire un po' tutti, perché è l'unica cosa che possa oggi come oggi rimanere a questo discorso. Grazie. E non c'è altra maniera che poter fare tutto ciò cercando di creare o ricreare o impostare un gruppo, facendo anche delle scelte che possono non essere condivise dall'esterno, però le scelte vanno fatte dall'interno, perché chi vive lo spogliatoio, chi vive la società,
ha il polso della situazione, quindi in quel momento, nel momento in cui li fai, puoi essere anche criticato dall'esterno. L'importante è che quando li fai con coscienza piena, con massima serenità e con la volontà di tirarti fuori da questa situazione. In caso di retrocessione, il modello Pescara può essere rimesso in discussione, perché c'è un presidente molto operativo sul lato tecnico, se non è il caso di un modello nuovo, cioè di un presidente che delega. È chiaro che mi rendo conto che dal punto di vista tecnico una persona che possa in un certo senso coadiuvare il presidente lo ritengo quasi indispensabile nel mondo del calcio, perché un presidente può avere tante altre cose a cui da curare, da dover seguire, e forse l'aspetto tecnico vero e proprio tutto questo tempo a disposizione fa fatica ad averlo. C'è stato mai in questi anni tentato di rientrare nel calcio, ma tentato seriamente? No, ancora non è arrivato quel momento, quindi quella sensazione ancora non c'è. Adesso la Serie C con il Teramo, il capitano Andrea Arrigoni torna sulla sconfitta interna di domenica contro la Virtus Francavilla e parla anche della possibilità di proseguire l'avventura con Paci in panchina nella prossima stagione. Lo ascoltiamo. Amore, all'inizio settimana non era dei migliori, come purtroppo quando si perde magari dal di fuori non si capisce che anche noi poi bisogna lavorarci sull'umore, nel senso che quando poi si riparte dopo una sconfitta non è facile riportare lo spirito giusto, l'entusiasmo giusto, quindi anche per noi quello è tra virgolette è un lavoro farlo, cioè nel senso bisogna ricaricarsi, bisogna riprendere la settimana per affrontare poi la partita dopo alla grande, quindi penso che quel passaggio è stato fatto e adesso siamo concentrati e ci stiamo preparando al massimo per domenica. Noi abbiamo avuto un inizio che sicuramente ha alzato le aspettative, perché abbiamo fatto un cammino iniziale da primi in classifica, primi e secondi in classifica, quindi questo ha sicuramente alzato un po' l'aspettativa. Però se io guardo la classifica, guardo le squadre che ci stanno sopra, io non ci vedo tante cose strane nella classifica del girone C, nel senso che vedo davanti le squadre che obiettivamente e oggettivamente hanno nella totalità e quindi in una totalità del campionato qualcosa in più. Vedo anche qualche squadra che sta sotto, che vedo il Palermo che sta sotto. Obiettivamente il Palermo all'inizio del campionato non avrei sperato di trovarmelo sotto, ma onestamente non avevo la certezza. Realisticamente, guardando un po' la classifica, il Teramo deve guardare Casertana e Palermo, che sono a 3 e 1 punto, oppure può ancora pensare di guardare davanti, dove c'è il Catania, dove c'è il Foggia, dove forse c'è la Juve Stabia, ma mi pare un po' più complicato. Dobbiamo pensare, dipende da noi, nel senso che se noi facciamo i risultati potremo guardare, penso, anche avanti, però dipende da noi, è normale che se noi non facciamo risultati mi sa che bisogna guardare dietro, è una cosa logica. Quindi sta a noi. Tu pensi che un altro anno insieme a Massimo Paci possa essere di giovamento a questa squadra? Sì, sicuramente la continuità a una squadra fa tanto, lo vediamo sempre nel calcio, le squadre che riescono a costruire in continuità e riescono ad aggiungere piano piano qualcosa è una cosa che paga, ecco, io sono convinto di questo, ma l'ho vissuto anche sulla mia pelle. Nelle squadre in cui sono rimasto più anni e in cui un gruppo base è rimasto più anni, alla lunga ha sempre fatto bene. Quindi sicuramente sarebbe così anche per noi. Adesso io non so, rispondo alla tua domanda, ma non so quello che poi sarà qua, però sicuramente è un aspetto che favorirebbe tante cose, la continuità di un gruppo con un allenatore.
Una squadra rinforzata per cercare la scalata alla Serie D nel mini torneo di eccellenza che si appresta a iniziare e partirà l'11 aprile. Non si nasconde il patron del Chieti, Giulio Trevisan, che plaude per il ritorno della squadra allo stadio Angelini in occasione delle gare di campionato. Andrea Costantini. Mini torneo è una formula sicuramente avvincente, ci sono tante squadre importanti, tutte quelle che chiaramente hanno deciso di continuare quest'anno il campionato sono tutte intenzionate a vincerlo questo mini torneo e quindi sarà secondo me anche molto spettacolare e emotivamente anche molto importante, insomma, quindi speriamo che alla fine, insomma, sorrida al nostro sodalizio. Ci siamo dotati di un gruppo che riteniamo idoneo alla competizione che dovremo andare a affrontare. In attesa di rivedere il pubblico, Chieti riavrà lo stadio Angelini, tornare a giocare nel proprio impianto è un'altra cosa. Ma sì, questo è, credo che anche oggi sia importante essere qui e testimoniare, perché poi va dato merito a chi ha lavorato fino ad oggi molto bene, all'amministrazione comunale che purtroppo, devo dire, a differenza di quella passata, che non, a un certo punto si era completamente distaccata, allontanata dal calcio e dallo sport, invece con decisione ha mantenuto e ha gestito correttamente l'impianto che, ricordo, è di proprietà pubblica e di gestione pubblica, e quindi noi finalmente, insomma, potremo contare su questo stadio, che poter giocare a casa propria è sempre importante, come voi credo saprete che è stato raggiunto un accordo con Tollo, con il comune di Tollo, per quanto riguarda gli allenamenti, quindi noi ci alleneremo regolarmente nel campo di Tollo in attesa di ristrutturare il Sant'Anna che ci è stato dato in concessione, quindi pensiamo di risistemarlo e renderla una sede idonea per gli allenamenti della nostra società. Lasciamo il calcio, ora parliamo di ciclismo e andiamo a Francavilla nel ritiro della nazionale paralimpica che si sta preparando all'appuntamento di Tokyo 2021. La nazionale paralimpica di ciclismo in ritiro a Francavilla al Mare per la sesta volta. Ormai l'Abruzzo, Pierpaolo Addesi, è diventata la casa dell'Italia. Sì, l'Abruzzo è la casa dell'Italia, la casa della nazionale, perché ormai in Abruzzo, tra Francavilla, Rovere, Pineto, ormai è sede fissa ogni anno, quindi la preparazione avviene sempre qui, parte sempre da qui e siamo sempre molto contenti perché l'ospitalità è sempre eccezionale. Io ringrazio infinitamente i comuni, le amministrazioni, in questo caso Francavilla, che ci permettono anche di svolgere questi eventi con il loro supporto. Diciamo che prima di Tokyo abbiamo Coppe del Mondo e Campionati del Mondo. Tokyo ci sarà a fine agosto, è stato rinviato lo scorso anno causa, come sappiamo, pandemia. E niente, però adesso cerchiamo di guardare avanti e soprattutto di fare bene, ecco. Sono tre abruzzesi nella nazionale paralimpica, oltre a Pierpaolo Addesi. Sì, c'è Ivano Pizzi e Emma Marcelli. Il tandem, vabbè, lo conoscete già, quindi con Riccardo Panizza sicuramente faranno belle cose. Per quanto riguarda Marcelli, naturalmente è entrata da poco in nazionale e stanno valutando, appunto, diciamo, il suo livello, a che punto si trova. Sono veramente tanti anni, ogni tanto mi metto a contarli e ne sono veramente tanti. Io, finché sto bene, mi rendo conto di essere ancora competitivo, lotto per comunque per dare qualcosa a questa maglia, perché è molto importante. Un giorno spero, quando smetterò di correre in bicicletta, di dare comunque un supporto a questo ambiente, perché lo merita, in quanto per me è stato di fondamentale importanza. Il TG6 termina qui, l'edizione delle 14 si aggiorna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand ci sono i nostri servizi su YouTube, sul sito tv6.it, sui nostri social. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con Velo. Grazie ancora e buona giornata.